tutti sanno che l'Italia è stata tra i primi paesi al mondo a progettare, costruire e far volare uno dei primissimi prototipi d'aereo con un'embrionale propulsione a getto. Si tratta del Campini Caproni, progettato dall'ingegner Secondo Campini nei primi anni 30 e costruito alla fine del 1934 dall'ingegner Giovanni Battista Caproni a Taliedo, alle porte di Milano. L'aereo aveva in realtà una sorta di propulsione ibrida. Era definito infatti un motoreattore, spinto da un motore alternativo che azionava un compressore assiale, in pratica un'elica intubata, e da un post bruciatore, attraverso il quale il flusso d'aria veniva miscelato con il carburante e quindi bruciato, provocando la propulsione a getto. Questo aereo sperimentale rappresentò l'inizio di una nuova era in campo aeronautico e ancora oggi è annoverato tra i velivoli che contribuirono allo sviluppo della tecnologia che ha portato ai moderni caccia a reazione. Lungo 12,10 metri, con un'apertura alare di poco meno di 15 metri e un peso a vuoto di circa 3.700 kg, il Campini Caproni aveva una struttura interamente metallica, con cabina di pilotaggio biposto in tandem, dotata di doppi comandi. Il carrello retrattile era di tipo triciclo posteriore. Il motore, ideato e progettato dallo stesso Campini, era un Isotta Fraschini Asso L121RC40 da 900 cavalli, che azionava un compressore a tre stadi con alette a passo variabile e post bruciatore, in grado di garantire una spinta massima di 780 kg e lanciare l'aeroplano fino a 360 km/h. Il primo prototipo volò per soli 10 minuti il 28 agosto 1940 ai comandi di Mario De Bernardi. Poco più di un anno dopo, il 30 novembre 1941, lo stesso De Bernardi volò per 475 km da Milano a Guidonia per consegnare l'aereo al centro sperimentale della Regia Aeronautica. Il progetto era altamente innovativo per l'epoca e ottenne straordinari riconoscimenti a livello internazionale. Tuttavia, la guerra e le difficoltà nel sistemare alcuni difetti costruttivi, come l'eccessivo surriscaldamento della cabina, per cui i piloti erano costretti a volare con il finestrino aperto, ne determinarono l'accantonamento. Il primo aereo trasferito in Inghilterra per essere studiato fu demolito nel 1949. Quello esposto al Museo Storico dell'Aeronautica di Vigna di Valle è il secondo prototipo costruito. Anche questa puntata di A Spasso nel Tempo è giunta al termine, ma continuate a seguirci per scoprire con noi tante altre curiosità sulla storia dell'aeronautica militare.